Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se avete aperto questo tutorial, probabilmente perché dovete andare a una cerimonia e cercate dei consigli utili, cercate un trucco da ricreare. All'interno di questo video troverete tantissimi consigli che vi dirò mano a mano quando realizzo i vari passaggi per realizzare appunto il trucco che vedete in questo momento. Non vi sto a dire troppo adesso perché vi dico tutto quanto all'interno del video. Ricordatevi che tutti i prodotti e i pennelli che utilizzo all'interno del video, come al solito, li trovate elencati qui sotto. E un'altra cosa che ci tenevo a dire non è che dovete realizzare questo trucco così esattamente come l'ho fatto io. All'interno del video vi faccio ovviamente vedere come ho realizzato questo trucco, però vi do tanti consigli utili se volete realizzarlo di colori diversi o per occasioni diversi, quindi diverse. Quindi magari se avete un matrimonio di sera o di giorno vi dico che cosa dovete utilizzare per un'occasione piuttosto che per l'altra. Ricordatevi che quando andate ad una cerimonia non è importante soltanto il vestito e il trucco, ma sono importanti anche i capelli. Oggi ho cercato di abbozzare così un'acconciatura, ma calcolate che ho messo quattro mollettine in testa, quindi è molto molto precaria, l'ho fatta semplicemente per girare il video. Ricordatevi di fare una bella piega, di fare un'acconciatura anche che sia semplice, però anche quello rende tutto quanto il look più sofisticato. Se non volete fare un'acconciatura ma volete una semplice piega mossa, che comunque è bellissima lo stesso, ho fatto un video su come io realizzo la mia piega, quella che mi vedete indossare in tutti quanti, si dice indossare, non lo so, quella che comunque mi vedete in testa tutti i giorni nei video. Vi lascio il video qui cliccabile, così almeno se siete interessati potete andare a vedere come ricreo appunto io la mia piega. Senza chiacchierare di più, già ho chiacchierato abbastanza, vi dico tutto quanto nel video, vi lascio alla realizzazione di questo trucco. Iniziamo a realizzare la nostra base. Ho già applicato una crema, se avete bisogno potete applicare anche un primer, vedete voi in base alle vostre necessità se applicare un primer che vada a riempire i pori se avete dei pori particolarmente dilatati, un primer che tenga sotto controllo la fuoriuscita di sebo durante la giornata, un primer idratante, insomma, vedete un attimino voi se avete bisogno di applicare appunto un primer. Applico il mio fondotinta, sceglietene uno che sapete vi duri tutta quanta la giornata. Io utilizzo il mio solito mix del Milani Conceal & Perfect e il Super Stay 24 ore di Maybelline. Io lo applico con una spugnetta, ma voi scegliete il metodo di applicazione che più preferite. E mi raccomando, siccome sarete comunque fotografati e sarete in mezzo a tante persone che probabilmente vi giudicheranno, perché quando ci sono queste feste di famiglia, purtroppo ho imparato, non a mie spese, ma stando in mezzo appunto ai matrimoni, truccando le varie spose, ho imparato che c'è sempre un po' di invidia familiare, tipo devo essere meglio di zia Anna, devo essere meglio di mia cugina Rosaria, non lo so ragazzi, ho detto dei nomi a caso, però c'è sempre un po' di invidia da parte dei parenti, quindi cercate di sfumare il meglio possibile la vostra base. Se utilizzate un fondotinta che ha un tono leggermente diverso da quello della vostra pelle, sfumatelo anche verso le orecchie e mi raccomando, verso il collo, non vogliamo lo stacco netto tra collo e viso. Come al solito, correggo e poi illumino le mie occhiaie e illumino anche dei punti centrali del viso. Per correggere utilizzo un correttore dalla ruota di Kryolan, prendo un salmone. E invece per illuminarle utilizzo il Fit Me di Maybelline nel colore 15 e lo vado ad applicare anche al centro del viso per fare i classici punti luce che vi dico sempre, soprattutto se dovete essere fotografati. È una cosa che in fotografia è bella da vedere, quindi mi raccomando, fate dei punti di luce e di ombra sul vostro viso. Lo stendo sempre con una spugnetta, ma anche questa volta potete scegliere il metodo di applicazione che più preferite e l'ho messo anche come base per l'ombretto. Se preferite utilizzare un primer, utilizzate un primer, però mi raccomando, mettete qualcosa che faccia da base all'ombretto perché dovrà durare tante ore e se lasciamo la palpebra così scoperta c'è il rischio che l'ombretto si spolveri via durante la giornata. Utilizzo una terra in crema, vado a stratificare vari prodotti in modo che il trucco duri il più possibile. La terra che utilizzo io è questa qui di Model Sono, è facilissima da applicare. La prendo con la spugnetta e la applico dove metterei una terra in polvere, quindi sullo zigomo, all'attaccatura dei capelli e la sfumo leggermente verso il collo.
Ora fisso tutto quanto con la cipria, utilizzo la Coty Air Spoon. Ho preso un nuovo colore, cioè la Naturally Neutral, invece prima usavo la Translucent. Non noto grandi differenze, è praticamente la stessa cosa, soltanto che è leggermente giallina, quindi è un pochino più illuminante di quella trasparente, però sostanzialmente fanno la stessa cosa. Fisso tutta la mia base dal correttore a appunto il fondotinta su tutto il viso. Mi raccomando ragazzi, dovete fissare la vostra base soprattutto in questa occasione, altrimenti tutto quello che mettete sul viso andrà via dopo qualche ora, e visto che il make up in queste occasioni deve durare davvero tanto, mi raccomando, fissiamolo il meglio che possiamo. Ora utilizzo una terra in polvere e la metto dove ho messo quella in crema prima. Questa terra di Wet n Wild è veramente molto molto carina. Sugli dì come applico un po' di blush, questo qui è quello di LA Girl nel colore Just Playful. Comunque ragazzi, vi ricordo che vi metto sempre la lista di tutto quello che ho utilizzato qui sotto nell'info box, compresi anche i vari pennelli che uso per applicare i prodotti. Come illuminante anche questa volta ne utilizzo prima uno in crema e poi uno in polvere. Come illuminante in crema utilizzo lo Strobe Gel di Zoeva, che è davvero carinissimo, nel colore Halo, e lo metto dove va l'illuminante, quindi sopra lo zigomo. Una volta che la spugnetta è praticamente scarica dell'illuminante, la vado a pressare in giro per il mio viso e ci sarà una minima parte dell'illuminante che andrà a rendere il mio viso più luminoso, ma in modo davvero impercettibile. Mi raccomando, se avete una pelle particolarmente grassa, non fate questo passaggio, perché magari volete che la vostra pelle sia il più matte possibile. Scusate, non la pelle, intendevo la vostra base sia più matte possibile. Poi prendo il mio amatissimo illuminante di Milani, questo qui è lo Strobe Light nel colore Afterglow. Ragazzi, questo illuminante è pazzesco, è in assoluto il mio preferito. E lo metto in modo leggero, non voglio che si veda soltanto l'illuminante, però voglio che ci sia sopra all'illuminante in crema che abbiamo applicato prima. Se in qualsiasi momento notate che quello che avete messo sullo zigomo si vede troppo, è troppo forte, basta che riprendete la spugnetta con il quale avete applicato il fondotinta e ci ripassate sopra, o se vedete che questo non basta, magari prendete un pizzico di cipria e ci andate sopra. Ora realizzo le sopracciglia, utilizzo il Brow Pot di Nabla, questo qui è nel colore Neptune, e lo metto con un pennello angolato. Sopracciglia fatte, lo so, quando giro i tutorial e realizzo le sopracciglia sembrano sempre super mega forti, ma in realtà è come le faccio tutti i giorni. L'unica cosa è che mi vedete sempre già truccata, quindi non vedete questo stacco tra le sopracciglia fatte e il trucco ancora no. Ora prendo la palette di Kat Von D e siccome mi sono dimenticata di applicare il colore, quello freddo, per andare a scolpire il viso, lo faccio adesso. Lo metto proprio leggermente qui sotto lo zigomo per fare una leggerissima ombra. Poi metto il colore chiaro, sempre dalla palette di Kat Von D, sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio, come faccio sempre in qualsiasi trucco. Questo, oltre che aiutarci a creare un effetto occhio sveglio, ci aiuterà anche con la sfumatura. Ora prendo la palette di Nabla, la Dreamy Eyeshadow. Ho deciso di utilizzare questa palette qui perché ha colori neutri, carini, e so che tantissimi di voi ce l'hanno, quindi sicuramente potranno ricreare questo look utilizzando gli stessi colori. Vado a fare un mix tra il marroncino e il rosa, metto leggermente più marrone che rosa e lo applico con un pennello largo e morbido nella piega dell'occhio. Ok ragazzi, mi hanno chiamato per pubblicità come al solito, quindi ho interrotto il video, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Comunque, mettiamo il nostro colore nella piega dell'occhio come colore di transizione, lo applichiamo in modo leggero e sfumato nella parte più esterna della sfumatura. Ora, siccome questi colori sono molto molto pigmentati e se li prendete con mano pesante scrivono tanto, prendo sempre lo stesso marroncino con un pennello più preciso e questa volta ci vado con una mano più pesante e intensifico la piega dell'occhio, rimango più precisa rispetto a prima, lo metto soltanto qui nella V più esterna. Se vi serve potete sempre tornare indietro tra i vari pennelli e aiutarvi appunto a sfumare con i pennelli precedenti. Una cosa molto importante che vi volevo dire prima, ma mi era passato di mente, è che
Se non siete particolarmente esperti con i vari ombretti e avete paura di macchiare la base, potete sempre realizzare prima il trucco degli occhi e poi fare la vostra base. Prendo lo stesso marroncino con un pennello più piccolo e lo metto nella parte inferiore. Diciamo che cerco di lasciare l'angolino interno scoperto, vedete? Perché dopo lì ci andrò ad applicare un colore luminoso o comunque se ci arrivate con il pennello cercate di non metterci tanto prodotto, ma cercate di concentrare l'ombretto nella parte più esterna. Quello che ci tengo a dirvi è che una volta che avete creato questa sfumatura che si adatta a qualsiasi colore di occhio, a qualsiasi colore di vestito, a qualsiasi accessorio, a qualsiasi acconciatura voi abbiate, potete applicare sulla palpebra mobile il colore che volete, appunto abbinandolo al vostro outfit. Io in questo momento applico l'oro perché è un colore che si adatta, diciamo, a tantissimi outfit, a tantissime occasioni, però vi ripeto, potete applicare un colore luminoso, potrei prendere questo qui, potete applicare un viola se magari volete mettere il viola, potete mettere un oro rosato, potete mettere qualsiasi colore volete e tanto la sfumatura che abbiamo creato si adatterà appunto a qualsiasi ombretto. Io applico questo oro su tutta la palpebra mobile e lo presso con il polpastrello. Se volete un trucco, cioè se volete che l'ombretto risulti molto 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 intenso, potete applicarlo anche bagnato. L'ombretto che scegliete in questo passaggio, adattatelo anche all'occasione, nel senso che se andate a un matrimonio di giorno, magari applicate un colore chiaro. Se andate ad un matrimonio di sera, potete anche applicare un colore più scuro, però magari non facciamo uno smokey eyes nero per un matrimonio di mattina. E ovviamente ricordatevi sempre di rispecchiare la vostra personalità. Se voi portate sempre dei colori chiari e luminosi, non andiamo a mettere un viola scuro perché sicuramente non vi sentirete a vostro agio. Cercate di mettere quello che mettete solitamente, ma magari in queste occasioni applicatelo con un po' più di cura. Ora, con lo stesso pennellino di prima, prendo lo stesso ombretto dorato e lo metto qui verso l'angolino interno in modo che lo stesso colore che c'è nella parte superiore si rispecchia anche nella parte inferiore. Lascio sempre l'angolino interno libero perché adesso prenderò un pennellino più compatto e preciso e andrò a mettere nell'angolo interno questo colore chiaro qui. Anche questa volta non c'è bisogno che prendiate esattamente il colore che utilizzo io, potete mettere qualsiasi colore chiaro abbiate. Lo prendo con un pennello piatto e lo metto nella parte iniziale, perché voglio che l'occhio sia comunque bello luminoso e aperto. Quindi lo applico in modo molto molto leggero qui nella parte iniziale, come se andassi quasi a sfumare il colore nell'angolino interno con l'oro che abbiamo sulla palpebra mobile. Il nostro trucco è quasi terminato. Prendo il colore scuro nella palette, potete applicare anche un ombretto nero. Se il matrimonio o l'occasione è di mattina, cercate di non applicare un colore troppo scuro all'attaccatura delle ciglia, altrimenti il trucco si va a scurire tutto quanto. Se invece andate magari a un matrimonio di pomeriggio, a una qualsiasi cerimonia di pomeriggio, potete anche mettere un eyeliner nero e vi starà benissimo. Siccome ho lasciato l'angolo interno molto luminoso, non vado a mettere il colore scuro fino all'angolo interno, ma mi fermo, diciamo, poco prima, anche perché le ciglia finte che vado ad applicare tra poco non sono pesanti, non hanno la banda scura e nera che appunto mi scurisce l'angolino interno, quindi lo lascio così bello luminoso. Ora applico il mascara, sto provando questo qui Sensational di Maybelline, perché quello mio amato di NYX è fuori stock nel negozio, ogni volta che ci vado è finito e non glielo rimandano, quindi penso che dovrò ordinarlo online, ma per il momento sto provando questo qui e poi applico un paio di ciglia finte, utilizzo le Iconic Light di House of Lashes. Se non siete abituati a portare ciglia finte, non siete costretti a metterle. Se andate a una cerimonia di mattina, magari non mettete quelle super mega cariche. Se invece andate a una cerimonia di pomeriggio, mettete quello che vi pare, tanto la festa poi sarà la sera e quindi potete anche mettere le ciglia finte più cariche che avete e vi staranno bene. Anche il trucco degli occhi è completato, ora passiamo alle labbra. Io applico un rossetto liquido, questo qui è quello di Sephora nel numero 13. Mi raccomando, cercate di applicare qualcosa che duri. Optate o per un rossetto liquido o comunque se applicate un rossetto di quelli classici, anche traslucidi, metteteci sempre una matita sotto in modo che
il rossetto, attacchi sulla matita e duri più ore. In ogni caso ricordatevi di portare il rossetto che applicate in borsetta, così anche se mangiate vi va leggermente via, potete sempre andare in bagno e fare un ritocchino. E voilà ragazzi, questo qui è il trucco completato. Ricordatevi che anche il colore del rossetto potete sceglierlo in base al vostro outfit, alle vostre preferenze, insomma, non è che dovete ricreare per forza esattamente il trucco che vi ho fatto vedere oggi, ma semplicemente potete prendere spunto da quello che vi ho fatto vedere in questo video. Spero tanto che questo tutorial vi sia utile, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare o di iscrivervi al canale o anche di condividere questo video con magari un vostro amico che ha bisogno dei consigli all'interno di questo video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!